Bene, adesso abbiamo Federico Foria, che è manager dell'area geotecnica, geologica e idraulica e dell'area di ricerca e sviluppo di ETS e il suo, la sua relazione su innovazione e progetto per il patrimonio infrastrutturale. Prego. Buongiorno a tutti. Eh, innanzitutto vorrei ringraziare CSPFEA per, per l'organizzazione e tutti i partner per l'organizzazione di questo evento. In questa location a dir poco visionaria, e, uh, e anche tutti gli speech che ci sono stati precedentemente e che ci saranno successivamente. E sono stati veramente molto, molto illuminanti, e, uh, e hanno anche, mi hanno anche molto caricato per quello che vi presenterò io adesso perché si è parlato tanto di, di innovazione, si è parlato tanto di formazione. E, uh, in qualità forse di talker più, più giovane oggi sento un po' l'onere e l'onore di parlare un po' di questi temi come si traducono poi sulle nostre infrastrutture, quantomeno per la nostra esperienza. Quindi la ricerca e sviluppo e l'innovazione. E lo farò in un modo un po', come dire, un po' particolare perché il talker più giovane parlerà delle cose più vecchie. Quindi parlerò del patrimonio infrastrutturale in particolare e della manutenzione. E penso che possa essere un po' il riassunto di un concetto di, di sviluppo sostenibile. Queste sono veramente, giusto, insomma, qualche parola per contestualizzare quello che noi adesso andremo a vedere. L'importante del contesto è che siamo una società di ingegneria ETS che orbita a 360 gradi in questo settore, e, oh, ma questo si capirà bene da quello che noi andremo a vedere adesso. L'infrastruttura è un valore sociale, la manutenzione è un bisogno strategico. Questa sono le, la visione chiave con cui andremo a contestualizzare tutto quello che vedremo adesso. L'infrastruttura è un valore sociale perché, anche oggi, è stato detto tante volte, lega le comunità, lega gli ambienti e ha un valore eh, economico, ha un, ha un valore eh, sociale importantissimo. E in uno scenario in cui siamo il patrimonio infrastrutturale tra i più vecchi al mondo. Eh, in particolare oggi parleremo di ponti, parleremo di gallerie, eh, ma parleremo dell'infrastruttura in generale. Per le gallerie, basti pensare che siamo quelli che ne hanno di più in Europa e togliendo le, le costruzioni meccanizzate molto recenti siamo tra i più, i più vecchi. Quindi, abbiamo questi, questi, questi venerandi anziani che già hanno dato molto, a cui chiediamo di, di fare ancora di più. E quindi, c'è necessità di innovazione per mettere nelle condizioni di fare di più e per mettere nelle condizioni noi di conoscerli meglio e di gestirli nel miglior modo possibile. Come, come stiamo trattando questo tema? Al centro di tutto c'è l'analisi di priorità e rischio. Sono due concetti che si richiamano un po' l'uno con l'altro, ma distinti e fondamentali, quindi la capacità di, di saper determinare la priorità di, di un intervento, di una gestione o di una non gestione, di un intervento rispetto a un altro e il rischio collegato ai fenomeni che noi dobbiamo prendere in considerazione. Per fare questo lo possiamo fare attraverso tanti elementi, questi sono quelli principali che vedremo adesso, trasformazione digitale e sviluppo tecnologico è un po' uno dei temi cardine. Monitoraggio e sistemi di allertamento, un po' l'insieme di questi sistemi. Più altro, ci deve portare nella direzione di una manutenzione predittiva. A questo bisogna aggiungerci perché a noi non, non piacciono le cose, le cose semplici. Abbiamo già un sistema molto complesso, oggi ci viene richiesto di aggiungere altri livelli di complessità. E, per esempio, il cambiamento climatico e gli eventi estremi in generale sono un livello di complessità ulteriore che noi inseriamo nel nostro sistema. Quali sono gli elementi che andremo a vedere? L'infrastruttura è l'elemento centrale, in particolare ci focalizzeremo su gallerie, ponti, fondali e distesso idrogeologico. L'analisi di priorità e rischio la traduciamo in un progetto di gestione e identificazione del rischio che è quello che qui trovate con il nome di Mirets, che viene a sua volta da, dal Miret, che è un progetto di cui siamo molto orgogliosi non solo come azienda ma come Italia, perché ha vinto i premi mondiali per l'ingegneria geotecnica nel 2020 e ci ha permesso eh, di iniziare molte delle cose che noi stiamo vedendo qui oggi. La cosa importante è perché oggi si parla di Human Factor, quindi qui trovate chi ci mette la faccia su questi progetti e soprattutto la rete con il quale noi siamo solo il rappresentante, il primo rappresentante. Ma ci sono università, enti di ricerca, aziende e poi le tante persone che tutti i giorni lavorano, coordinano questi progetti e i progettisti, che la loro collaborazione è fondamentale per portare valore e attualizzare gli elementi della nostra ricerca e sviluppo. E li andremo, li andremo un po' a vedere. Questa rappresentazione potrà sembrare un po' semplicistica dell'infrastruttura o in generale del nostro processo di gestione dell'infrastruttura come un puzzle, ma alla fine avere a che fare con opere esistenti è un po' così. Molte volte iniziamo, non abbiamo nessun dato a disposizione, abbiamo dei pezzi che dobbiamo ricostruire, abbiamo dei rilievi, delle indagini, dei sopralluoghi, delle analisi da fare e un po' alla volta ricostruiamo questi elementi. Il puzzle ci dice solamente che il mondo delle infrastrutture, come molti dei mondi dell'ingegneria civile, necessita di un approccio olistico e che le relazioni sono più di tipo sistemico, non sono relazioni meccaniche tra gli elementi. Ma quali sono gli elementi di innovazione che noi possiamo inserire all'interno di ciascuno di quegli elementi del puzzle che abbiamo visto? Perlomeno quelli che noi possiamo proporre. Qui ne vedete due. Sulla sinistra vedete, vedete Archita: Archita è un sistema di rilievo multidimensionale mobile mapping. Una frase che sembra uno scioglilingua, ma che in realtà significa che è un veicolo che è in grado di acquisire in tempo reale una serie di informazioni e queste informazioni sono integrate real-time dal punto di vista hardware e poi integrate dal punto di vista dell'analisi successiva. Quindi si parlava dello scan to BIM, si parlava dei processi di innovazione, di automatizzazione dei rilievi e delle ispezioni. Questa è un po' eh, la risposta per quanto riguarda le infrastrutture. Certo, Archita c'è un elemento che non può coprire che è quello che è al di sotto dell'infrastruttura. Quindi per questo motivo abbiamo investito molto in strumentazione e in ricerca e sviluppo legato a questa strumentazione e dell'altra immagine che vedete a destra, per poter scandagliare, caratterizzare e analizzare il rischio legato ai fondali e le infrastrutture che insistono sui fondali. Poi digitalizzare. Abbiamo, raccogliamo tante informazioni, lo facciamo in modo rapido, raccogliamo informazioni che ci piacciono, che sono quanto più oggettive possibili, che sono ripetibili. Questo ci permette di poter creare modelli digitali, qui ne trovate solo alcuni esempi, galleria di eh, mappatura idrogeologica. Batimetrie per i, per i fondali, ma più che i modelli digitali, questi sono veri e propri modelli informativi, quindi tutte le informazioni che raccogliamo precedentemente sono inserite all'interno di questi modelli e sono analizzate con dei processi molto, molto di valore molto, molto elevato dal punto di vista ingegneristico e tecnico. Poi questi dati sono integrati fra di loro, e qui entra in gioco il grande valore di cui si è parlato molto oggi della multidisciplinarietà. Qui Entriamo in un campo di cui qui vediamo un'estrema sintesi, e non potrebbe essere altrimenti, ma è la sintesi quella che noi dobbiamo essere in grado di fornire. Quindi vedete per esempio una mappatura di priorità e di, e di rischio per il rivestimento di una galleria, vedete lo, lo stesso lo stessa mappatura, la scala delle infrastrutture realizzata per esempio per il distesso idrogeologico e ritroviamo l'elemento di complessità del cambiamento climatico, di cui parleremo velocemente alla fine. perché Abbiamo la fortuna di essere come dire, capostipite di un progetto a respiro europeo, in cui in Italia stiamo quantificando il primo indicatore di rischio del cambiamento climatico per le infrastrutture. È un progetto di cui andiamo molto orgogliosi. Queste, queste informazioni vengono inserite poi alla scala di un elemento di gestione, che è quello che è a supporto poi del, del committente, o delle autorità che poi si occupano della, del, della gestione vera e propria. Qui trovate un esempio di la, di, della scala nazionale con alcune highlight di alcune infrastrutture, dove subito si visualizzano la sintesi dei, degli indici finali che noi abbiamo, che possono essere indici di priorità o di rischio. Lo stesso dettaglio lo vedete zoomato per esempio per un'accensione dei soli elementi legati al dissesto idrogeologico. Questi indici, questi indici che, che noi calcoliamo, che sono quelli che ormai sono richiesti per qualunque processo di gestione eh, che viene utilizzato, rientrano in un processo dinamico di calcolo. E questa cosa permette di poter effettuare analisi multiscenario. Quindi senza entrare molto nei dettagli, quello che siamo in grado di fare è che noi possiamo ripetere questo calcolo immaginando cosa succederà nel futuro. In cui trovate un esempio per una galleria deve aumentare il traffico, voglio che passino treni più grandi, una galleria ferroviaria. Cosa succede ai miei indici e la mia proiezione di analisi su questo? Cambiamento climatico in uno scenario in cui saremo molto bravi a rispettare i nostri impegni europei e mondiali, se, non, se saremo meno bravi, cosa succede? E per esempio qui si vede su un caso studio che noi stiamo facendo di una galleria che il cambiamento climatico può incidere in modo fondamentale anche su un'opera che di fatto è tendenzialmente per sua natura meno impattata come una galleria, può portarla a una classe di attenzione successiva. Contestualizziamo alcune di queste cose che abbiamo visto per le gallerie nel dettaglio. Abbiamo rivisto il nostro, il nostro caro puzzle, adesso abbiamo, rivediamo un po' più nel dettaglio anche Archita e le strumentazioni che lo compongono. Senza entrare nel dettaglio delle strumentazioni, quello che è importante sapere è che noi qui raccogliamo un insieme di informazioni, tra laser scanner, georadar, foto, termocamere e tutta un'altra serie di elementi che ci permette poi di generare i modelli digitali 3D dell'infrastruttura e di farlo associandogli le informazioni base di cui abbiamo bisogno. Quindi trovate il modello KTT, ma soprattutto modelli BIM, il modello IFC. Dopodiché ispezione. Noi otteniamo un prospetto delle foto e andiamo a integrare tutte le informazioni all'interno di questo prospetto, insieme a una parte di analisi eh, che deriva da un incrocio col committente, di cataloghi, e siamo in grado di ottenere questi elementi ad altissima precisione perché parliamo di un millimetro. Quindi, eh, come dire, è, un, è, un, è un livello di dettaglio, forse anche fin troppo spinto, per, per alcuni elementi che dobbiamo vedere. Questo processo è molto incline all'automatizzazione. Ormai noi sono cinque anni che andiamo in giro con uh, col nostro carrello e col nostro veicolo, raccogliamo tanti dati, abbiamo analizzato tanti dati. E quindi è un progetto che abbiamo sviluppato a partire da due anni e ci vedrà impegnati ancora per un po', col quale stiamo automatizzando il riconoscimento dei difetti per tutte le classi che ci possono essere. E questa applicazione insomma, ha avuto anche un bel riconoscimento alla fine dell'anno scorso. Mappatura finale integrazione degli elementi, tutti gli elementi geologici, idraulici, tecnici, urbanistici, vincolistici di tutti i tipi e valutazioni finali in, in matrici di rischio e di priorità. Modelli oggettivi sono inclini ad essere ripetuti, quindi questo permette di automatizzare l'analisi nel tempo e qui vedete un esempio dalla nostra piattaforma. Quest'ultimo minuto è dedicato al cambiamento climatico. Lo dirò cose scontate, siamo noi responsabili del cambiamento climatico. Quindi E non solo questo, ma il settore building and construction è responsabile per il 36-38%, più o meno. Quindi, siamo forse tra quelli su cui bisogna puntare maggiormente il dito, e dobbiamo seriamente rimboccarci le maniche, soprattutto se teniamo in conto che non siamo molto bravi a rispettare gli impegni che ci vengono detti. Quindi, eh, questo aggiunge un altro livello di complessità. Aggiungiamo anche che dovremmo fare i conti col fatto che l'inverno tra forse nel 2100 non esisterà più, e le mezze stagioni fredde non esisteranno più e vivremo quasi in una perenne estate. Cosa possiamo fare? Quindi cos'è questo progetto che stiamo facendo che per il momento si sintetizza solo in questo elemento? Siamo in grado di calcolare, quantificare un indice di rischio legato al cambiamento climatico, siamo in grado di inserire nel livello di complessità precedente e siamo in grado di inserire un'analisi di scenario che permetta la pianificazione nei confronti del cambiamento climatico. Io ho chiuso. Era, questo è il puzzle perché ci piace sempre ricordare la complessità dell'infrastruttura in, in questo modo. E un doveroso ringraziamento finale, oltre a quello iniziale, va a un grandissimo gruppo che, che io rappresento oggi, di cui io sono veramente un rappresentante e un portavoce. Ma che tutti i giorni insieme a me, insieme a noi lavora all'interno del, all delle gallerie, sulle opere d'arte, eh, con i committenti, eh, negli eventi e cerca di promuovere un know-how in termini di ricerca e sviluppo italiano, in Italia e all'estero assolutamente di primo livello. Grazie a tutti. Grazie, grazie Federico. È molto interessante, diciamo, uno spunto. Con l'ingegno mi piacerebbe poi trattare queste cose con approfondimento, non ogni 12 minuti, anche le macchine per poter fare i rilievi e fare le verifiche, fare l'attenzione al rischio. E questo però mi dà lo spunto per parlare di una cosa collegata, cioè noto tra quello che stiamo dicendo oggi e alcuni ambiti del nostro ecosistema che c'è una differente velocità. Che diventa pericolosa, secondo me. Cioè, io vedo questa innovazione crescente e velocissima per quello che riguarda la progettazione, prima abbiamo parlato di progettazione parametrica, eh, di rilievo. E poi vado qui a due chilometri e trovo un impianto di calcestruzzo che ha due silos arrugginiti, una sonda che forse non è tarata ed è quella che fa il calcestruzzo che va poi in quell'opera. Poi magari tutte le nostre simulazioni sono perfette perché, per quanto riguarda il cambiamento climatico e il resto, però il problema è che poi quel calcestruzzo non ha quelle caratteristiche. Allora eh, lo spunto è solo per dire che secondo me occorre eh, ricordarci comunque che progettiamo cose reali e in cui l'attenzione alla qualità dei materiali deve essere fondamentale, anche in fase di prescrizione nel progetto, cioè il progetto deve andare anche a guidare. Come prima il suo predecessore ha detto noi dobbiamo... Stimolare chi c'è dall'altra parte a migliorare, bene, non solo nella parte alta, cioè chi fa l'impresa o chi, fa le, chi, chi appalta, ma anche la parte bassa, cioè chi produce i materiali, perché altrimenti ho la sensazione che alcuni di questi rischi non siano del tutto. Io, se posso, noi eh, abbiamo la fortuna di vivere in un contesto molto più grande in cui ci sono tante imprese eh, e, oh, e ci rendiamo conto che il cambiamento generazionale parte dal basso, parte nel sensibilizzare l'operaio, il direttore di cantiere e, e l'autorità. Eh, quindi è un cambiamento che parte dal basso ed è generazionale. E noi, qui, abbiamo in sala il rappresentante dell'Istituto Italiano italiani soldature. Mi permetto di dirlo, ne abbiamo parlato venerdì scorso, di come loro, bene o male, siano diventati ormai dei consulenti, non solo di chi controlla chi forma, ma anche di chi deve utilizzare i nuovi materiali per capire come trattare e gestire il tema della saldatura. Così vale, quindi il tema dei materiali è fondamentale e il ruolo delle, delle società di ingegneria in questo senso lo è ancora di più. Grazie. Grazie a tutti.